Europa, l'Italia. L'Italia sì, è stata molto dura, disagiate tutta Europa, non è stata una cosa facile. Per fortuna con la salute che è vero, insomma, è ovvio che sono quelle cose che mi sono guidato in alcuni mesi, fanno molto piacere, comunque fanno un momento prima che avessi morto, che pare poco, insomma, oggi sono via talmente avanti, che si dirà anche te stesso, o altresì, curiosamente, ho ancora anche dei progetti, qui vedo un regista con cui sono in programma, uno spettacolo, vedo dei colleghi, insomma, quindi la cosa tra un po' che riempirmi e invece di giovani, insomma, siamo ancora esseri umani attivi e quindi questo fa benissimo tutti, insomma, ecco. Quindi, diciamo, in questo documentario, ovviamente, posto in altra sentenza, lo vedrete, poi avete le vostre opinioni, eccetera, quindi così rispondiamo. Una volta che avevo giocato, alcuni ce lo ricorderanno, come c'era sempre seguito di parte, una rottura di coglioni, perché uno normalmente, perché la mia generazione, come tutti che non sanno, che era la mia generazione, cioè gli attori della generazione della mia, intanto prima mangiavano, poi forse recitavano, la mia prima recita e poi mangia, io però stavo meglio che prima, intanto mangiavano, prima. E quindi noi ovviamente dovevi prima recitare, poi io non ho riuscito a recitare dopo aver mangiato, insomma, abbiamo fatto abbastanza curioso, uno mangia, che ovviamente è una cosa banale, se vogliamo, ma legata al tempo libero, insomma, no? Questa con gli amici, eccetera, insomma, e poi c'era il seguito dibattito, è un po' una problematica abbastanza. E io spero sostanzialmente che il mondo andando avanti anche con la tecnologia il dibattito non ci sia più, insomma, ci si possa parlare normalmente tra esseri umani, eccetera. Discutendo mi si studia tutti del meno, a volte dico più, a volte dico meno, può chiamare domani anche dico meno che gli altri dicono più, ma questo è un fatto così di rapporto quotidiano. Adesso poi vi posso dire se. Un saluto per il documentario. Non ho capito. Un saluto per il documentario. Un saluto per il documentario. E la prima volta mi hanno anche salutato il documentario, perché è cosa d'accordo, insomma, voglio dire. Sai che l'attore poi mi ha dato qualche cosa, sono recitato dovunque, con chiunque, ma c'è avuto un documentario, mi pare anche un processino, insomma, comunque, forse devo arrivare anche a questo, lo faccio, un grande proprio documentario, anche referente, voglio dire. Ma chiedo passare? Devo passare la parola a Domenico Ciruzzi, alla difesa. Domenico Ciruzzi, un grande amico di Riccardo, mi voleva dire le parole subito. Sì, Sandra Bellino, la moglie di Riccardo, mi ha pregato di intervenire. Io, come molti di voi sanno, purtroppo Riccardo non c'è più, io sono stato anche suo regista, abbiamo lavorato assieme, siamo stati amici per veramente per tantissimi anni. Quello che posso dire di Riccardo è che ha voluto fortemente questo film, e come tutte le cose che ha fatto nella sua vita, le ha fatte senza un calcolo preciso, perché era un eclettico, era un vero artista, era un pittore, un attore, un autore, un regista, una persona che ha sempre rifuggito tutto quello che era posticcio, ha sempre cercato la verità più profonda, in tutte le cose che ha fatto. Lui ha realizzato in qualche modo il sogno di Marx, cioè essere un giorno pittore, un giorno scultore, un giorno uomo di cinema, senza però farlo in qualche modo professionalmente, messo tra virgolette, nel senso che lui ha creduto molto nell'eclettismo libero, senza steccati nel mondo della conoscenza. Ed era una persona straordinaria perché andava oltre gli steccati ideologici. Lui riusciva a capire prima che cosa accadeva in qualche modo ed era pieno di un sentimento che oggi forse è estraneo a tanti. Lui aveva la compassione, riusciva a entrare immediatamente in sintonia con un proprio simile e quindi andava oltre gli steccati ideologici. Io quello che posso dire di Riccardo è che l'empatia che riusciva a creare non solo con i nuovi amici ma anche con i figli degli amici, riusciva a creare rapporti con tutte le generazioni. Io posso dirvi soltanto un'ultima cosa, al di là di quello che il pubblico sa, di quello che la critica
la critica può aver capito di lui. Vi posso garantire che tutte le persone che hanno lavorato con lui, musicisti, pittori, artisti, attori, tutti quelli che ci hanno lavorato, hanno capito che era il più bravo, il più veloce, il più intelligente. Grazie. Io volevo ringraziarvi come ha fatto Marco e volevo ringraziare Riccardo per questa bella cosa che ci ha lasciato in questo documentario e per tutte le cose belle che ha fatto e che continuerà a fare attraverso noi, attraverso i suoi amici, attraverso chi gli vuole bene. E vi auguro una buona visione, vi auguro che vi piace. Grazie.